RaiSat Gambero Rosso Channel. Un canale fresco di giornata. I bambini che mangiano. Dottore, ma come devo fare che delle volte mia figlia non mi mangia? Capita spesso che il dottore si senta fare una domanda del genere. E come risponde? Se un dottore come Winnicott, che è anche uno psicanalista, fa notare l'ambiguità di questa espressione, perché non mi mangia può significare non mangia per me, ma a livello inconscio può significare non mangia me. Ecco, questa è la risposta del dottor Ottavio Rosati, psicanalista, esperto di pet therapy, e che è qui col suo grande piccolo circo di animali. Qui abbiamo un nuovo esemplare, vedo. Titti l'ho portata proprio perché oggi il Papa Freud si è permesso di venire da solo, allora per ribadire la sua autonomia ho pensato di rivolgermi a lei. Quindi, dottore non mi mangia. Dottore non mi mangia, entriamo in un'area di reverie fusionale, di tenerezza, di identificazione primaria, di rapporto ottimale fra una madre ambiente che è tutto per il bambino. Dice il grande psicanalista e pediatra Winnicott che all'inizio non esiste il bambino senza la madre, non esiste la madre senza il bambino. Tu sai, e alcuni spettatori ci hanno scritto, qual è lo scopo per cui noi siamo qui riuniti. Il Papa Freud è notoriamente la reincarnazione di Sigmund Freud, e noi dobbiamo insegnare al Papa Freud tutti gli sviluppi della psicanalisi avvenuti dopo la sua scomparsa. Sappiamo anche che Freud si è dovuto reincarnare in un pappagallo per la grave colpa di avere costretto molti allievi a ripetere le sue teorie a pappagallo. Fra questi ci sono Ferenczi, c'è stata in parte la grande meteora di Jung e molti altri. E al di là degli scherzi è stata la grande Melanie Klein, l'analista dei bambini, che a Londra poi entrò in un continuo dibattito teorico e clinico con Anna Freud, la figlia di Freud, a esplorare quest'area primaria, che è appunto l'area che sta bene in questo programma, che è un programma che si occupa di alimentazione, cioè l'area del seno, del latte, dell'oralità. Dottore, il mio bambino non mi mangia. È vero che il cibo per una madre è comunque un momento di gratificazione per il suo ruolo, no? Certo. Cioè, più il bambino mangia e si ingrassa, più la mamma sente che sta facendo come si deve il suo lavoro, immagino. No, questo è giusto, entro una certa misura e fino a una certa età. Se si va oltre, possono succedere cose problematiche come quelle che sono illustrate nel divertentissimo e emozionante film Il viaggio di Alicia, dove vediamo un bambino che la mamma se l'è mangiata e come, ed è caso strano per il nostro programma, una mamma che si occupava di programmi televisivi sull'alimentazione. Vediamo che succede a questo bambino che la mamma se l'è proprio mangiata. E poi cucite tra loro le braciole. Prendete questo attrezzo, vi darà ansia, lo so, ma è così tanto pratico. E legate tutto. È molto divertente, vedrete. E voilà! Un arrosto di agnello en couronne può essere riempito con ordinari interior radicolame oppure guarnito in seguito con purée di patate e prezzemolo tritato. Oppure, e questo è il mio preferito, con purée di rape e sottaceti. E non c'è niente di meglio per lavorare le vostre rape e sottaceti che usare il vostro nuovo Galascia Fusiuso che qui vedete. Ora voglio dirvi due parole a proposito di questo nuovo multiuso.
È sorprendente che vi siano tutte queste possibilità di aggiungere i giusti ingredienti e di fonderli insieme. Per il nostro arrosto. C'è divin, veramente. E ora andiamo in cucina e vediamo se è pronto l'arrosto. Ecco, quindi non mi mangia. Noi sappiamo, per esempio, che in alcune regioni del sud italiano c'è molto l'uso, apparentemente pacifico e inoffensivo, di chiamare i figli a mamma, a papà, no? E spesso ci sono anche in Sicilia delle formule di invocazione, fammi questo a papà o fammi questo a mamma. Certo. Ecco, nell'analisi più dettagliata del significato inconscio di queste allocuzioni, è come se si dicesse fammi questo papà, quindi fallo per me e fallo come se tu fossi il papà di me, sono la stessa cosa. Allora, nel film che abbiamo visto, c'è appunto da domandarsi se è poi il figlio che ha mangiato davvero la madre o è stata la madre che, a furia di farsi mangiare dal figlio, se l'è pappato, come nel famoso Psycho di Hitchcock, no? È vero o no che attraverso il cibo spesso, soprattutto la madre ovviamente, riesce ad affermare anche un suo ruolo, ma nello stesso tempo un suo potere, tanto che poi quando il figlio anche diventa adulto, i sapori della mamma, le tagliatelle della mamma, il ragù della mamma continuano ad avere questo potere attrattivo molto forte. Certo, un potere attrattivo che è sano se è bilanciato dalla capacità del figlio di interiorizzare una mamma che, oltre che le tagliatelle, gli dà il coraggio di fare da sé, ed è patologico se sono tagliatelle che diventano delle funicelle che legano il figlio alla madre. Ricordo un paziente che venne a dirmi di aver assistito a una piccola scena in un bar che l'aveva esasperato al punto che dovette scappare per evitare di urlare di fronte a una madre. E che cosa era successo? Semplicemente che un bambino di 3-4 anni era andato a prendersi da solo un gelatino che era messo in un angolo del bar. E la madre, anziché approvare questa iniziativa del piccolo, l'aveva sgridato. Ecco, qui è il narcisismo della madre, che vuole continuare ad essere gratificata dal tenere un posto centrale nell'economia libidica del figlio. E questo naturalmente non è un rapporto ottimale e non è una madre veramente nutriente. Insomma, una madre le madri ebraiche, le madri di Woody Allen, che proprio attraverso il cibo riescono fino a quando o la mamma o il figlio naturalmente scompaiono, a mantenere questo ruolo fortissimo, no? Come grandi registe della tavola, attraverso la tavola poi registe anche del cuore. Certo, immagino. Anche inconsciamente, un altro breve sketch clinico, tu giustamente citi Woody Allen, mi viene in mente anche Monio Vadi, ha fatto gli spettacoli sul tema della madre divorativa. Diceva un tempo, qualche anno fa, un giovane ricercatore universitario che era riuscito a sposarsi, a andare fuori casa, che in alcuni momenti della mattina, mentre era al suo tavolo di lavoro, sentiva la necessità di andare nel salotto e di accendere la televisione senza scegliere un programma e di restare inebetito a fare zapping per ore. Ecco, l'analisi di questo breve frammento clinico permise di comprendere che era l'incorporazione di una figura materna che per anni, anni e anni aveva ostentato la sua solitudine, la sua infelicità, restando appunto davanti al televisore. Capito. Io vedo qui hai portato alcuni quadri, alcune immagini. Sì, ce ne sono due. Uno è un classico a proposito di nutrimento ed è la Madonna della seggiola di Raffaello, che tu certamente ben conosci. Vedo che qui c'è un inserimento anche non raffaellesco. Come? Vedo che abbiamo il nostro cacatua. Qui. Deve essere stato il Papa Freud che si è voluto inserire in questa. Segno che la nostra terapia funziona, cioè il Papa Freud ragiona in modo kleiniano. Ecco, nel famoso quadro di Raffaello, noi vediamo come la fusione e la tenerezza tra il bambino e il seno della Madonna
tenga un po' San Giovannino, per così dire, sullo sfondo periferico, ma il rapporto è ancora questo, di unità primordiale. C'è un quadro che alcuni critici datano intorno al 1522 di Correggio, che si trova in un museo di Budapest, intitolato La Madonna del Latte, che è molto interessante ai nostri fini. In questo quadro la Madonna tiene ancora tra le braccia il bambino e vedi che il braccio destro del bambino mantiene un rapporto col seno della madre. Certo, è a contatto. È ancora a contatto. Ma la cosa affascinante è che contemporaneamente gli occhi del bambino guardano in un'altra direzione e la mano del bambino, l'altra mano, va verso i frutti che gli porge San Giovannino. Quindi qui noi vediamo come il latte buono consista nella capacità della madre di restare a disposizione sul piano primario, ma di permettere che, utilizzando questa sicurezza di base, il bambino si muove verso l'esterno. E quindi progressivamente si distacchi. Certo, ma perché questo distacco avvenga senza angoscia, senza sensi di colpa e senza esitazioni, occorre un elemento fondamentale, che nel quadro di Correggio è il sorriso della Vergine. Quindi cioè, un segno di consenso. La madre non è depressa per lo sviluppo del bambino. E devo dire, questo è un aspetto della Klein che al Papa Freud è stato un po' difficile comprendere, perché lui era un po' una madre esigente con i suoi allievi, ma come mostra quello che ha fatto con Raffaello, piano piano si sta avvicinando a quest'area. Bene, grazie al dottor Ottavio Rosati e al suo piccolo grande Zoe a questo piacevole incontro sul tema «Dottore, mio figlio non mi mangia». Grazie.